Questi video poi li hanno sequestrati a un mio cugino di Caronia e io andavo spesso a trovarlo. Parliamo proprio dei primi anni dei misteri, dei fenomeni di Caronia, di Canneto di Caronia, dove ho sempre parenti, dove io parlai con loro e tutti mi dissero, sto parlando ovviamente dei periodi antecedenti a quando quel cretino col padre, evito di dire il cognome, si sono messi nei guai per truffare le assicurazioni e per inscenare degli incendi che provocavano loro con degli aggeggi, ma parliamo di fatti tardivi, differenti rispetto a quelli precedenti che hanno avuto interesse nazionale e mondiale con diversi esperti appunto di diversi settori che giunsero. E chiaramente ti sarai occupato anche tu, immaginavo. Questi filmati, poi i carabinieri che hanno saputo di noi che facevamo queste perlustrazioni notturne, li hanno sequestrati a mio cugino e sono finiti alla procura di Mistretta e poi li hanno insabbiato tutto per questione di Stato, ma abbiamo capito tutti cosa è successo. E riassumo, c'è stato il segreto di Stato, hanno archiviato i fenomeni inspiegabili. Poi quelli successivi hanno trovato i due padre e figlio, sono sotto processo, hanno chiesto, se non ricordo male, 6-7 anni di reclusione. Primo grado ancora, patti. Comunque, esperimenti militari, proprio confermato, esperimenti militari confermati attraverso l'uso di droni, droni sono, che riescono ad andare in fondo all'acqua e anche ad uscire e a utilizzare tecnologia a noi ancora sconosciuta, ma che chiaramente a livello militare hanno. Attraverso onde elettromagnetiche, fasci concentrati che possono essere direzionati, hanno utilizzato la frazione di Canneto, che è di pochissime case, guarda, neanche 100 abitanti, per fare questi esperimenti. Ma purtroppo non sono cose che si fanno, però avevano bisogno di popolazione, avevano bisogno di persone, avevano bisogno di vedere le reazioni, avevano bisogno di vedere cosa si andava e dove si andava a sprigionare quell'energia. Si tratta di droni militari, ma non è un segreto, si gonella chiaramente insegna. Ma quasi metà della Sicilia è sotto il governo americano e ci sono varie sperimentazioni che si fanno, vari, molti. Una succursale americana qua siamo. E niente, quindi tutto qua. Abbiamo visto, io sono testimone oculare con mio cugino, abbiamo visto uscire droni, perché sono droni, velivoli, dal mare fronte Alicudi. E poi qualcuno disse anche che c'era una base. Non mi ricordo se nell'entroterra di Alicudi, in grotte sotto l'acqua, o una specie anche di sottomarino, qualcosa comunque sempre di militare. Quindi, insomma, non bisogna andare a pensare subito all'alieno, all'extraterrestre. La maggior parte sono situazioni terrestri, militari, interforze, quindi comunque collaborazioni anche con altri stati. E purtroppo la Sicilia è una base militare americana. Niente di. E ci sono i segreti di Stato e i procuratori della Repubblica e altri magistrati hanno poi archiviato perché per ordine di Roma. Ministero, e ovviamente Stati Uniti d'America in mezzo e tutto qua.